Il vino rosato più forte della crisi. Il 2012 registra una crescita delle vendite di etichette IGP dell'1,9% e una sostanziale parità nel segmento DOP a fronte del calo del 3,2% nelle quantità di vino vendute nella distribuzione moderna rispetto al 2011. I dati sono stati snocciolati in occasione della presentazione delle giornate di selezione del secondo concorso enologico nazionale dei vini rosati d'Italia, che si è svolta a Bari all'interno di Villa Romanazzi Carducci. Il vino rosato, che rappresenta una risorsa importante per la nostra regione, visto che produciamo il 40% del rosato italiano, la cosa importante è che questo venga sempre più valorizzato, così come in qualche maniera i risultati ci stanno dando. Abbiamo più cantine dell'anno scorso, abbiamo un numero di etichette di vini che arriva ai 400 quasi, circa 300 cantine, tutte le regioni italiane rappresentate in questo concorso. Mi sembra che siano numeri che da soli possono esplicitare il risultato del concorso. Sono 292 le cantine partecipanti in rappresentanza di 20 regioni e 68 province per circa 370 etichette totali. Il concorso è promosso dall'Assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, in partenariato con Assoenologi, Accademia della Vite del Vino, Union Camere e autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole. Le selezioni sono state realizzate da una giuria composta dai maggiori esperti, enologi e giornalisti enogastronomici. Ricordiamoci che i rosati sono in crescita sia a livello di produzione, visto che si produce per vendere, a livello di consumo. Parliamo dei vini rosati frizzanti, parliamo dei vini rosati tranquilli, ma parliamo anche dei vini spumanti rosati, che ormai da diversi tempi, in particolar modo per quanto riguarda quelli prodotti con il metodo classico, cioè fermentazioni in bottiglia, da 3 anni stanno facendo registrare il 100% di incremento riferito ad ogni anno che cresce. Saranno 18 i vini rosati tranquilli, frizzanti e spumanti a essere premiati con medaglie il prossimo 18 maggio a Otranto e in seguito valorizzati dalla Regione Puglia, che li promuoverà in diverse manifestazioni in Italia e all'estero.